E qui abbiamo Anthony Guerrero che sta facendo il suo ingresso perché dovrà lottare contro un suo avversario, ovvero un avversario scelto a sua scelta, scelto proprio da lui. E il suo nome sarà Darkara, una sfida tra messicani in questo submission match che ha voluto ardentemente Anthony Guerrero per dimostrare probabilmente a NCW di essere prontissimo per The Bash. E lui utilizzerà una manovra canadese, ovvero la sharpshooter, che utilizza il suo stesso maestro, il maestro di MCW, del suo avversario, ovvero Crox. Potrebbe essere decisiva in quella di The Bash. Vediamo come si arriverà quest'oggi invece Anthony Guerrero. Darkara e Anthony Guerrero, i due sfidanti messicani quest'oggi, e MCW sarà accompagnato appunto il messicano Darkara per andare contro Anthony Guerrero. Una bella sfida questa, questo submission match che è tanto che non vedevamo qui nel roster blu. Nel roster rosso l'abbiamo visto ad agosto tra il Blob e Mary Costa, in quel caso mi sembra avesse vinto proprio il Blob diventando la più giovane Divas Champion di sempre, la più giovane regina TWF di sempre. Si può dunque partire. Anthony Guerrero subito entra a fare con il suo calcio ancora, e stavolta ritorno a diritti subito immediata da parte del folletto oscuro. E se attenzione a Darkara, che è molto più veloce di Anthony Guerrero. Darkara d'altronde è più veloce di tutti. Spinning kick per qui. Anthony Guerrero che sembra essere partito un po' lentamente, però qui si rifà con un play kick. Attenzione, poi ancora body splash con un salto a dropkick da parte di Anthony Guerrero, che vuole chiudere forse il match. No, troppo presto, lo aspetta al varco. Qua lo va a colpire, qua è veramente troppo prevedibile. Ancora qua attenzione, Darkara però viene preso in consegna da Anthony Guerrero, che lo fa getto di questo armbar suplex. E poi lo sottomette, e d'altronde è un match di sottomissione, vale soltanto la sottomissione. Però poi Darkara è molto bravo qui a liberarsi, a toccare anche le corte comunque. È un sicuro kick, però attenzione, Anthony Guerrero che poi lo va a prendere le gambe. Cosa fa? Attenzione, è backbreaker qui con l'aiuto anche delle gambe. E qua puoi insultare Anthony Guerrero. È iniziato molto meglio Darkara, poi dopo qualche secondo Anthony Guerrero si è rifatto con qualche buona manovra. Attenzione alla tecnica che Anthony Guerrero sembra aver ereditato dai migliori lottatori messicani. Attenzione, perché Darkara prima era un face, era conosciuto come Cara soltanto, certamente è un lottatore incredibile. Sembra Anthony Guerrero qui lo va a prendere con dei colpi giapponesi, e d'altronde anche la sharpshooter ha origini giapponesi in realtà. Attenzione, qui Anthony Guerrero, attenzione, si butta, crossbody incredibile da parte di Guerrero, che poi forse l'aspetta a barco. Corre da una parte e dall'altra Anthony Guerrero. Ancora, andiamo qui, ancora Anthony Guerrero lo va a prendere, forse altra mossa di sottomissione, ma ci sono le corde, deve lasciare. Non lascia, però attenzione, sì, al 4 o al 3 lascia Anthony Guerrero, che forse è pronto, niente a fare, troppo presto per chiudere probabilmente. E invece per la kick, attenzione, attenzione, vuole chiudere il match, attenzione. Ci ripensa, perde troppo tempo, la Darkara lo va a prendere, ancora dropkick, attenzione. Ancora per la kick, qua va a vuoto, allora lo va a colpire velocemente la schiena, Darkara con questo calcio all'indietro, sulla schiena. Ora qui Darkara, Anthony Guerrero fa correre, attenzione, mossa forse dal paletto, rischiata infatti, troppo rischiosa con la manovra di Anthony Guerrero. Comunque molto bravo qua a riversare la manovra, dropkick però molto bravo Darkara, e infatti standing dropkick da parte di Darkara, attenzione. Ancora standing dropkick, attenzione Darkara qua.
attenzione, cosa si inventa qua? Cosa si inventa? Vai al paletto, vai al paletto! Darkan, attenzione, Darkano! Incredibile, Scissor! Incredibile! Ma attenzione qui, powerbomb! Powerbomb da parte di Ettore Guerrero! Che potrebbe andare dal paletto, attenzione! Ettore Guerrero, Flamethrower Smash! Che grande riversa qua, da parte di Ettore Guerrero, ancora! Lo prende, attenzione, ancora qui! E invece c'è la powerbomb, stavolta da parte di Darkara, attenzione! E entra un guerriero qui, deve andare un attimo fuori dal ring! Lo guarda, poi attenzione! Attenzione qui, entra un guerriero, cosa fa? Mossa illegalissima! E poi attenzione, lo va a prendere! E sì, sarà addirittura! Incredibile! Entra un guerriero! È prontissimo, forse per la sharpshooter! Ancora no, ancora no. Prima drop kick davanti. Ma Darkara non ci sta. Grandi match, ragazzi, che stiamo assistendo tra i due messicani. Prima di The Bash, quando Ettore Guerrero sarà vedrà in un submission match proprio voluto da lui stesso contro MCW. Sempre MCW va a prendere Ettore Guerrero. Darkara qui a volo con il suo spara leg drop. Invece non va a volo qui Darkara, attenzione. E si sorra allora, straordinaria, anzi un ragarana in questo caso. Attenzione ancora qui, attenzione. Sbaglia, attenzione ancora! Cosa ha fatto qui? Senton! Incredibile! Forse ci riprova, forse ci riprova, attenzione! E va a vuoto, va clamorosamente a vuoto! E invece non va a vuoto! Let's si sorra! L'Uragarana da parte di Ettore Guerrero qui potrebbe chiudere il match. Attenzione, Ettore Guerrero ancora fa nel boss match e qui va a vuoto. Troppo prevedibile! Troppo prevedibile. Pele kick ancora vuoto, attenzione. Darkara qui. Arship, attenzione, vediamo se ce la fa Darkara, attenzione. Invece Ettore Guerrero qui lo va a prendere e lo fa getto dei suoi tre amigos. Era troppo prevedibile qui Darkara. Troppo prevedibile. I tre amigos di Ettore Guerrero. Attenzione. Lo posiziona. Eh sì, è tutto pronto. Sharpshooter, la sharpshooter, la manovra canadese su Darkara, clamoroso, clamoroso, clamoroso. E cede all'istante. Grandissimo, grandissimo. Ma l'arbitro non vede, l'arbitro non l'ha visto. Clamoroso, non ci voglio credere. L'arbitro non l'ha vista, attenzione. E allora Ettore Guerrero qui lo va a colpire. Clamoroso, l'arbitro non l'ha visto. E Guerrero qui si incacchia con MCW. Si incacchia con MCW. Lo prende e ce la squalifica. Clamoroso. Incredibile. Guerrero vince per squalifica. Il match. Incredibile qui.